I'm straight. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this red neck. Amos! Amos! Lukaku! Ah, è tornato a Milano. Questo preview è fenomenale, e però dice AJ Styles! Ok, dopo questa... Amos non ci sta, AJ Styles se n'è andato purtroppo. Amos è tornato a Milano. Allora, banda le ciance, torniamo a noi. Mamma mia ragazzi, che pay per view abbiamo visto! Che 8,5 meritato! Faccio i complimenti a tutti i wrestler perché sono proprio meritato, cioè un 8,5 meritatissimo e ci sta. Anche se ci sono stati due match che... di cui uno, che cioè, sono durati poco, ma uno però è stato buono rispetto all'altro, che però i match buoni. Però comunque, che pay per view abbiamo visto, fantastico, 8,5, come l'avete dato questo pay per view? Scrivetemelo nei commenti, io gli ho dato 8,5. Mamma mia, bravi a tutti i lottatori, bravi anche tutti i lottatori, hanno lottato benissimo, tutti avete lottato benissimo, tutti quanti, match molto equilibrati, per carità, anche se c'è uno che mi ha fatto parecchio ridere, che... passiamo alla prima serata, il tag team tournament match per determinare le sfidanti ai titoli di coppia femminili, titoli detenuti da Nia Jax e Shayna Baszler. Qui a 4 squadre, non so perché hanno fatto tag team tournament match, ma non ho trovato un buon senso. Sono match delusi, match molto deluso, cioè molto deluso da questo match, molto deluso da questo match, sinceramente. Perché è vero, c'è tanti botch che ho visto, le mammelle di Dana Brooke e Carmella, che vi dico a fa, la caduta di Mandy Rose, madonna, ma comunque avrà fatto anche, cioè, che è caduta, poi Randy Orton l'ha presa pure per il culo, che vi prendo, insomma, entrando al ring, che vi dico a fa, insomma, match un po' mi ha annoiato, un pochino mi ha annoiato, l'unico match che mi ha annoiato è proprio questo, cioè, proprio quello che vi dice è proprio questo. Proprio questo. Match a quattro squadre. Queste quattro squadre erano: da una parte Natalia e Tamina, Dana Brooke e Mandy Rose, Lana e Naomi, e Riot Squad. Riot Squad, Billy Kay. Sì, Billy Kay, Ruby Riot e Liv Morgan, e l'altro me. L'altro team era Carmella e Billy Kay. Tag team tournament match. Hanno aggiunto... erano 5, sì, 5 squadre. A vincere sono Natalia e Tamina, eliminando per ultime Ruby Riot e Liv Morgan, che erano gli ultimi rimanenti. Tralasciando i botch, cadute, eccetera. Match noioso, un po' dal quanto noioso. Le prime eliminate erano state Naomi e Lana, ma grazie a... la illegalità di Carmella, che ha aiutato Billy Kay, non so perché mettere Billy Kay in squadra con lei, ma vabbè. Anzi, lasciamo perdere questo match perché mi ha un pochino annoiato. Vince, vabbè, sono andata letta mia. Io qui avevo pronosticato per Naomi e Natalia, Naomi e Lana, ma alla fine vincono Natalia e Tamina. Hanno combattuto bene.
Passiamo poi al primo match che è stato, era Bobby Lashley contro Drew McIntyre. Subito, subito, eh. Avevo letto che era per la seconda serata, ma è per la prima serata. Forse avrò sbagliato io, mi sono confuso. Comunque, a vincere è il Tartufone Bobby Lashley, match che mi è molto piaciuto, molto equilibrato, molto piaciuto. Alla fine a vincere è Bobby Lashley per sottomissione con la Hurt Lock, questa rivalità che va avanti, vabbè, l'ho già detto, da Elimination Chamber 2018, 2021, Elimination Chamber, proprio 2 mesi fa. Che, vabbè, forse è meglio che non so spiegare perché già l'ho detto, non mi va proprio di spiegarlo, visto che non voglio che il video diventa lungo e che ci mette 100 anni per caricare, quindi sono subito subito. Passiamo poi a uno dei migliori match della prima serata, Cesaro contro Rollins. Un giorno all'improvviso Cesaro debuttò, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Allora, Cesaro, per chi non lo sapesse, simpatizza per la Juve, simpatizza per la Juve. Ma che cazzo ce ne fotte a noi? A noi ci basta che combatte con Seth Rollins e ci vince. Madonna, ragazzi, ha battuto Rollins. Veramente, match mi è piaciuto, fantastico, mi è piaciuto, gasatissimo per Cesaro Mania. Cesaro Mania, no, ragazzi, gasatissimissimo per questo match, e a vincere proprio Cyborg Spitz. Madonna, ragazzi, è tanto già lo so che un giorno prima o poi vince un titolo. Ale ale oh. Madonna, speriamo. Questo è bello, ragazzi. Ma comunque Seth Rollins con la nuova canzone, bellissima, veramente bellissima, Embrace the Vision. Anche se la mia preferita rimane pur sempre Born in Dao, però comunque questa qua canzone è veramente veramente bellissima. E dire, a vincere Cesaro con la Neutralizer, poi è vero, con la swing di 23 giri, 23 giri, invece la SmackDown era tipo 22. Cesaro ha fatto qui 23 giri a Rollins, 23 giri a Rollins. Complimenti Cesaro, migliore di questo match, ha portato meritatamente questa vittoria a casa. E adesso arriviamo ai Gestiles e Omos, e sconfiggono i New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods con in palio i titoli di coppia di Raw. Io avevo pronosticato, per Rollins e Cesaro avevo pronosticato per Cesaro, e per Bobby Lashley e Drew McIntyre Bobby Lashley, avevo pronosticato per Bobby Lashley. Quindi ho beccato questo per tutta la prima serata 6 risultati su 7. L'unico che non ho azzeccato è il tag team title del match femminile. Gli altri tutti azzeccati, vi dirò quali sono. AJ Styles e Omos, e questo è uno di quelli. Qui AJ Styles, se vinceva insieme a Omos, diventava il Grand Slam. Grand Slam, cioè vinceva, cioè diventa il Grand Slam, ovvero che vince tutti i titoli. Titolo degli Stati Uniti, il titolo intercontinentale, un titolo mondiale e un titolo di coppia. Con questa vittoria ha fatto il Grand Slam insieme a Omos, Rumello, Lukaku. Ora, se tutti gli interisti diranno: ma perché Lukaku non ha segnato contro il Kairi? Perché è assieme a Darmian? Un motivo c'era, ragazzi, un motivo veramente c'era, perché Omos, cioè perché Lukaku è andato in America, è diventato grandissimo. E è appena entrato nel match, non si è sforzato neanche un tanto, ha fatto il culo a Kofi Kingston e Xavier Woods. Visto che AJ Styles, cioè, se dava già il 5 a Omos, i miei erano finiti. Però AJ Styles ha voluto combattere, facciamolo combattere. Facciamolo combattere, alla fine c'è più. Mamma mia, AJ Styles, ma comunque non ha combattuto male, per carità. Ma una volta del cambio a Omos, cambia tutto. Omos schiena Xavier Woods o Kofi Kingston, non mi ricordo, 1, 2, 3, e portano a casa i titoli di coppia di Raw. Mamma mia, cioè mi viene in mente Nicholas e Braun Strowman, cioè. Anche se però, vabbè, Nicholas era un bambino, e vabbè, AJ Styles, vabbè, ma ci sta per AJ Styles AJ Styles e coso, AJ Styles e Omos. Visto che, insomma, non ci avranno l'età uguale, da quel che so. Vabbè, però insomma, questa è un'altra cosa. Vabbè, complimenti a AJ Styles e Omos, meritatissimi. Anche se è un po' scontato che vincevano loro. Poi passiamo allo Steel Cage match tra Braun Strowman e Shane McMahon. Rivalità, rivalità,
noiosissima. Ma questo match è l'unica cosa decente della rivalità. È stato così. Abbiamo pensato tutti quanti così. Ed è andata così. È andata così. Io qui avevo pronosticato per la vittoria di Braun Strowman, e a vincere proprio Braun Strowman schienandolo. Io infatti ho detto proprio così, proprio con lo schiena. E se vinceva Shane McMahon, vabbè, l'unica cosa che poteva fare Shane McMahon, se non era per l'aiuto di Elias e Jackson Ryker, era di scappare dalla gabbia. Stavo quasi per scappare, ma prima del match, vabbè, Braun Strowman è stato proprio attaccato da Jackson Ryker e Elias per far avere un enorme vantaggio a Shane McMahon, però passando di giù una sedia. Ma Braun Strowman ha detto: oh, a vecchio, mo me lo tocco per cazzo, o basta con se, mo te mezzo. E Braun Strowman è incazzato veramente nero. Poi stava scappando. Successivamente, visto che c'erano Jackson Ryker e il solito Elias a dargli da supporto, ma Braun Strowman attraverso la gabbia vince la gabbia verso e li mette KO. Poi rimangono soltanto Shane McMahon e Braun Strowman adesso. La cosa più bella che mi è piaciuto, a parte che Braun Strowman ha proprio staccato la rete quando Shane McMahon si trova dall'altra parte e che a Shane gli bastava cadere per vincere il match, in realtà Braun Strowman lo ferma tramite una mano incagliata di Shane McMahon, appunto. Distrugge la gabbia, io sinceramente me l'aspettavo da Braun Strowman, e lo riporta attraverso il tavolo, poco non per sbaglio, non faceva manco cadere, lo riporta nel ring e addirittura arrivano dalla parte più alta, della gabbia. Cioè, ma vi immaginate se Braun Strowman, anche se involontariamente, avesse menato Shane McMahon al tavolo dei telecronisti e perdendo involontariamente? Cioè, mi ricorda tantissimo Braun Strowman contro Kevin Owens, cioè, oddio, ma la scena è proprio quella, però a differenza di Shane, a differenza di Kevin Owens, Shane non è andato al tavolo dei telecronisti e gli veniva regalato così la vittoria. Viene buttato nel ring, Braun Strowman torna giù, fa la power slam e porta a casa la vittoria. Braun Strowman vince contro Shane McMahon. Non aspettavo. Ora passiamo a Bad Bunny e Bad Damon Prince che sconfiggono John Morrison e The Miz. Le entrate, vi devo dire, ragazzi, bellissima. Quella hey hey oh madonna, ragazzi, bellissima. A me quella canzone mi piace veramente un sacco. I coniglietti che arrivano, cioè migliaia di coniglietti, più cui uno perde l'orecchio, alcuni sta senza consultando un orecchio, cioè io mi sto scattando dalle risate. No, veramente. Ah, ci sta, ma sta registrando? Sì. No, veramente mi sono scattato da ridere, Bello, bello. Bella entrata di... Vabbè, ma ci sta, dai, ci sta. Poi Damien Priest, che devo dire? Bella anche la sua entrata, mi è piaciuta. Ma quella di Bad Bunny, che mi ricorda... Non voglio esagerare, quella di... entrata tipo John Cena, WrestleMania 23. Quando entro con la macchina che prese le curve, là. Però, Bad Bunny era entrato col camion, però comunque dai, bella la sua entrata. Però, stando alle ciance con le entrate, parliamo del match. Bad Bunny è stato il migliore del match. Un match della Madonza! Per un VIP, un match della Madonza! Ma vi rendete conto? Un match della Madonza! Della Madonza, raga! Che poi, tra l'altro, la cosa più bella che ha fatto Bad Bunny, la cosa più bella che ha fatto la mossa John Morrison, che ricorda tantissimo la Panama Slim di Adam Cole. Questa però è la Destroyer, non mi ricordo. Cioè, ma con questa mossa, ma Adam Cole, ma chi ti... Adam Cole, ma chi ti credi di essere? Ma chi ti credi di essere? Vabbè, a parte gli scherzi, ma sì, io scherzo. Vabbè, poi andando qua, Damien Priest schiena The Miz e porta a casa. Sono felicissimo per loro. Io ho pronosticato per loro e hanno vinto questo match. Poi passiamo, ragazzi, al gran momento, il main event. Bianca Belair diventa campionessa di SmackDown dopo aver battuto l'ex amica Sasha Banks. Complimenti, Bianca Belair, vincitrice della Royal Rumble di quest'anno. Meritato tutto, tutto quanto è meritato. Tutto merita.
non solo si è meritato questo main event, ma c'è di vincere la Rumble, ma si è meritato un'opportunità per il titolo di per un titolo o titolo di Raw femminile di Raw o titolo femminile di SmackDown. Alla fine, come ogni scelta che si rispetti, ha scelto Sasha Banks, ma era prevedibile. E il match mi è molto piaciuto, anche a vedere, ha combattuto veramente veramente bene, è stato il più bel match della sua vita in questo momento, il più bel match della sua vita in questo momento. Con la KOD schiena Sasha Banks e diventa campionessa di SmackDown. Complimenti a lei. Ora passiamo alla seconda serata, passiamo al match più corto, Randy Orton contro The Fiend. Anche qui di entrata, vabbè, Randy Orton, già vi ho detto che prendeva per il culo Mandy Rose, che andava proprio vicino dove, precisamente dove è caduta Mandy Rose, così ha fatto, no, tutto ok, vabbè, ma non so se era nel, come posso dire, per vedere se era, vabbè, penso che avete capito, va. Poi l'entrata del maligno mi è piaciuta, l'entrata del maligno con Alexa Bliss, cioè con un giocattolo a sorpresa gigantesco, proprio gigante. Mi aspettavo un The Fiend terrificante, no, non è proprio il The Fiend terrificante che abbiamo visto a Fastlane nel suo ritorno, ma The Fiend normale, peccato. Il match si è combattuto tutto con le luci rosse. Da quando non vedevo un match di The Fiend con le luci rosse? Nel 2019 contro Daniel Bryan, Seth Rollins due volte. Anche se lì, però, ammettiamoci, cioè non è che non si vedeva quasi nulla, non si vedeva quasi nulla. Qui invece, sì, qualcosa si è visto, dai. Si è visto tutto. Vince, stava quasi per vincere il maligno. Io avevo pronosticato per la vittoria del maligno, ma Alexa Bliss inspiegabilmente distrae Bray Wyatt con il sangue, cioè con Alexa Bliss che gli usciva il sangue dalla mente, cioè il sangue nero, che proprio... A me mi piace questa Alexa Bliss, è un'Alexa Bliss satanica, veramente tanta roba. Col The Fiend distrattissimo, distratto, Randy Orton se ne approfitta. Gli fa l'archeio e 1, 2, 3, Randy Orton incredibilmente, anche se grazie all'aiuto di Alexa Bliss, porta a casa questa vittoria. Questa è un po' una sorpresa, questa è una sorpresa, Questa è veramente una sorpresa. Questa è veramente una sorpresa. Ma. Complimenti a Randy Orton, che vince contro The Fiend. Ma che... io sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Beh. Arriviamo poi a Nia Jax e Shayna Baszler, contro Natalia e Tamina, con un paio di titoli di coppia. Con Natalia e Tamina, che già detto, hanno vinto i match della prima serata di WrestleMania. Non vi ho parlato degli host, che sono Titus O'Neil e Hulk Hogan, che la prima serata erano vestiti eleganti, ho proprio dimenticato, e la seconda serata erano vestiti da pirati, e poi c'era anche Bailey là. Poi ovviamente le leggende che non mancano mai ad una WrestleMania, Rob Van Dam, Kane, The Great Khali, British Bulldog, il nuovo, la NWO, le Twin Bellas, che tra l'altro hanno anche attaccato Bailey, cioè, quanto mi mancavano Nick e Brie Bella, quanto mi mancavano, e vabbè, Holly Molly, chi altro c'era, quel lottatore mascherato, è stato anche messo l'attore di Luke Skywalker di Star Wars, hanno messo, che vabbè, aveva fatto una presenza in WWE all'epoca, però non mi ricordo come si chiama il lottatore, non mi viene. E vabbè, tornando al match di Nia Jax e Tamina, buon match rispetto al tag team tour del match,
una serata, a vincere. So, io ho pronosticato, perché ho pronosticato, se non ci andavano Naomi e Lana, allora qualcun'altra, ma che sia Carmella, che sia Billie Kay, che siano anche, che ne so, Mandy Rose e Dana Brooke, per me Nia Jax e Shayna Baszler perdevano i titoli. Non è andata esattamente così. Hanno difeso i titoli contro Natalia e Tamina. Alla fine del match è stato anche un buon match, Natalia, che aveva chiuso Nia Jax nella sharpshooter, ma non se n'era accorta che la Jax aveva dato il cambio a Shayna Baszler, che se ne approfitta come se nulla fosse, che Natalia non sapeva che, insomma, non sapeva del cambio, infatti non se n'è accorta proprio. Shayna Baszler la chiude nella sua mossa di sottomissione e fa vincere, sia Shayna che Naya portano a casa questa vittoria e difendono i titoli di coppia di coppia femminile. Beh, passiamo poi all'altro match. È stato Kevin Owens contro Sami Zayn. Buono anche questo match, con Sami Zayn accompagnato da Logan Paul, famosissimo Logan Paul, chi è che non lo conosce, famosissimo youtuber. Che non ha fatto un'entrata degna di WrestleMania, visto che, vabbè, l'ha fatta Bad Bunny, però comunque per Logan Paul, mi aspettavo un'entrata da VIP, sinceramente, un'entrata degna di WrestleMania, sinceramente. Va bene così. Torna a parlare del match. Il match mi è molto piaciuto, e a vincere e come godo Kevin Owens, come godo Kevin Owens. Scusate, ma io per Kevin Owens darei tutto, perché siccome sta diventando uno dei miei wrestler preferiti. Però è un peccato che però mi attacca Logan Paul all'ultima, alla fine del match. No, non può essere, perché... Vabbè. Madonna. A vincere Kevin Owens. Con la, ovviamente, Stunner. Che se mi sembra ha combattuto bene, ha usato uno di quei trucchi. Però mi aspettavo, però sapete cosa mi aspettavo? Che Logan Paul potesse intromettersi, aiutare Sami Zayn. Non è andata così. Magari mi aspettavo, però già da prima mi aspettavo un match con l'arbitro speciale, ma niente di che. Niente. Vabbè, a vincere qui è Kevin Owens. Io mi sono fatto pure male. Puttana. Passiamo a Sheamus, che diventa campione degli Stati Uniti d'America battendo Matt Riddle. Oh, si chiama soltanto qualcuno, ma lo chiamano Matt Riddle, ma chiamano soltanto Riddle. Mi ha un forte fastidio. Non chiedetemi perché mi dà fastidio, perché si chiama soltanto col cognome. Io lo chiamo soltanto Matt Riddle, punto e basta. Oh, voi potete scriverlo anche col cognome, potete chiamarlo come volete. Io lo chiamo soltanto Matt Riddle, basta. Vabbè, ora facciamo i sei. L'entrata di Matt Riddle col monopattino di Poe. Cioè, proprio l'ha comprato, chissà quando l'ha pagato il monopattino tra poli di Teletubbies, ma vabbè. Però comunque, parlando del match, mi è molto piaciuto, mi è molto piaciuto, molto equilibrato, e a vincere ovviamente lo Smeraldo di Lillard con la bro kick che ha fatto insanguinare il The Original Bro, e porta a casa la vittoria, diventando per la terza volta campione degli Stati Uniti. Le altre due volte non ve le dico, perché già ve l'ho dette, non... quindi meglio che non ripeto, altrimenti il video è troppo lungo, poi spiega. Passiamo poi a Apollo Crews che
diventa campione intercontinentale per la prima volta in assoluto, battendo Big E. E di Big E mi è piaciuta l'entrata con il cantante rapper Wall, penso che sia cantante che sinceramente non lo conosco, visto da Wall, però comunque è quello che canta la canzone di Big E. Anche DJ Money c'era là. A me la canzone di Big E mi piace, però preferisco di gran lunga la vecchia canzone, quella tipo del 2013, la na 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 na, vabbè, vecchissima quella canzone, a me piaceva. Anche quella con New Day, vabbè, quella di New Day era bella. Ma ha cambiato canzone. Vabbè, ma è giusto, perché quella quel separamento con New Day che doveva fare. Che canzone che dovevo mettere? Quella di Teletubbies? No. Vabbè, parlando del match, è durato poco. Sì, ci sono i candlestick. Praticamente Nigerian Drum Fight Match. Questo sinceramente, questo Nigeria mi vengono in mente Osimhen e Simi. Cioè, ma immaginate se c'erano proprio Osimhen e Simi. Cosa veramente da pazzi. Oddio. Che poi sono proprio nigeriani. Sì. A vincere è Apollo Crews. Per poco Big E non portava a casa questa vittoria, con il Big Andy, ma alla fine, cioè, stava quasi per schienare Apollo Crews dopo la Big Andy, ma alla fine arriva inaspettatamente arriva Dabagatto, come cavolo si chiama, vabbè, questa persona forse, cioè questo personaggio forse è poco conosciuto. In America forse molto di più forse per alcuni, perché forse, chissà se avete mai visto il film su Netflix Sognando il Ring, ecco, c'è proprio Dabagatto, questo personaggio qua è l'antagonista del film. Non vi so spiegare quel film, non voglio fare la recensione. L'ho visto, sì, bellissimo, tra l'altro, per chi è amante di wrestling come me dovrebbe amare quel film, che mi è piaciuto, veramente bello. Andate a vederlo per chi non l'ha mai visto. Si chiama Sognando il Ring. Veramente bello. E parlando del match, ma insomma, complimenti a Apollo Crews, che avevo pronosticato per la sua vittoria. Infatti qua ho pronosticato la vittoria di Apollo Crews e l'ho presa. Sheamus l'ho preso, Kevin Owens l'ho preso, Nia Jax, Shayna Baszler no. Stessa cosa per Randy Orton e The Fiend. Avevo pronosticato la vittoria del The Fiend, ma comunque è uscito un no. È uscito in no, infatti in questa terza serata, in questa seconda serata non ho beccato, ne ho beccato soltanto 4 su 7. Sì. Passiamo al penultimo match, è stato il Real Replay che meritatamente batte Asuka. Mi dispiace per Asuka, però era gestita male, ma comunque meglio così. Un po' mi dispiace, visto che è stata gestita male. Speriamo che non succeda così con Rhea Ripley, che diventa la debuttante più veloce nella divisione femminile a diventare campionessa di un titolo femminile. 20 giorni, questo è un record veloce, 20 giorni per Rhea Ripley. Dal debutto a Raw, a WrestleMania, dove vince il titolo femminile di Raw. E questa è la seconda presenza che fa a WrestleMania. La prima volta risale quella dell'anno scorso, quando aveva sconfitto, quando aveva perso il titolo di NXT contro Charlotte Flair, con quest'ultima che aveva vinto il titolo, che aveva vinto la Royal Rumble proprio dell'anno scorso. Aveva scelto Rhea Ripley, aveva vinto quel titolo, vabbè, non so spiegare. Con Rhea Ripley, che poi parlando di Royal Rumble, quest'anno Rhea Ripley alla Royal Rumble è arrivata seconda. Sì, è arrivata seconda, è eliminata per ultima da Bianca Belair. Io in quel momento me l'aspettavo che la Ripley la potessero mettere nel main roster e dargli una possibilità titolata. Magari un triple threat match con Asuka, Charlotte Flair e Rhea Ripley. Però, dato l'assenza di Charlotte Flair, la federazione ha deciso di mettere Rhea Ripley al posto della figlia del Nature Boy. E penso che sia stata la cosa giusta, perché non c'erano altre sfidanti. Addirittura si parlava di Peyton Royce. Che cazzo doveva fare il Royce? Vabbè, Rhea Ripley è stata la scelta giusta. E l'entrata che ha fatto? Bella, bella,
degna di WrestleMania, quella cantante che in questo momento, vabbè, quella che canta la sua canzone in questo momento, c'ho solo punta della lingua, non mi viene. Vabbè, e all'entrata di Asuka, vabbè, normale come sempre, che devo dire. Comunque, parlando del match, mi è piaciuto anche questo, mi è molto piaciuto, cioè, chi mi è piaciuto di più, Rhea Ripley, ma non per vedere la vittoria, ma anche perché ha combattuto veramente bene e meritatamente porta a casa questa vittoria, quindi complimenti a Rhea Ripley. Ora passiamo al grande e aspettato, anzi tutti, il main event che tutti quanti aspettavamo, il match che tutti quanti ci aspettavamo, tutti i fan della WWE aspettavamo questo match. Roman Reigns, accompagnato da Paul Heyman e Jey Uso, che è l'attuale campione universale, contro Daniel Bryan e contro Edge, cioè in un triple threat match. Inizialmente doveva essere un match uno contro uno, Roman Reigns contro Edge, ma dalla puntata di SmackDown dopo Fastlane, Adam Pearce aveva ascoltato la richiesta di Daniel Bryan con un triple threat match, gli ha detto ok, avrai questo match, questo triple threat match a WrestleMania. Ragazzi, ce lo aspettavamo tutti. Io qui avevo pronosticato per la vittoria di Daniel Bryan. Per quanto riguarda Rhea Ripley e Asuka, ho azzeccato la vittoria di Rhea Ripley, ma era inevitabile, dai. Parlando di Roman Reigns, parlando del triple threat match, bellissimo, ragazzi. Il miglior match delle prime serate, di tutte e due le serate, è stato il più bello, il più bellissimo. Veramente mi ha emozionato questo match, cioè, mi è piaciuto. Ovviamente il match è stato squalifica, poi ovviamente l'intervento di Jey Uso, ma è un match senza squalifica, non potevamo, cioè figuratevi se mettevano un match a 4 con Jey Uso, non avrebbe avuto il suo senso, tanto Jey Uso appena inizia il match, oh, combatto contro Daniel Bryan e Edge, subito a terra, l'unico modo che può fare per attaccarli è intervenire, quello voglio dire, ragazzi, il più lungo match di questa edizione fantastica, non voglio dire una cosa esagerata, ma meglio dell'edizione dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso vi ho dato un 7,5, questo qua 8,5, ed è anche meritato questo voto, anche meritato, meritatissimo. E a vincere è Roman Reigns detiene il titolo. Vi ricordate cosa vi dissi una volta? Che se Roman Reigns non perde il titolo a WrestleMania, lo perderà a SummerSlam oppure a Hell in a Cell. Perché un personaggio come Roman Reigns, che potrebbe diventare anche campione, rimanere un campione per un anno, perché Roman Reigns per me se lo merita. E poi c'è gente che dice, ma questo è come Brock Lesnar che combatte nei pay per view e non combatte negli show settimanali. Però, se mi permettete di dire, ma è meglio Roman Reigns che Brock Lesnar. Ma di tutto si parlava di un ritorno di Brock Lesnar nei vari rumors che faranno tutti i figli. Meno male che non c'era, ragazzi, perché io Brock Lesnar non lo voglio più vedere, basta. Non lo voglio più vedere. Tornando al discorso di Roman Reigns, ma comunque, o perde il titolo a SummerSlam o perde il titolo a Hell in a Cell, perché questi sono i due pay per view che ho in mente. Non lo perderà Money in the Bank, non lo perderà neanche nell'altro pay per view prima di SummerSlam, anche due mesi prima di SummerSlam, perché così sarà, e sembra anche giusto per me, questa è la mia opinione, poi ognuno esprime la sua. E vabbè, torno al match. Ovviamente Jey Uso non mancava a rompere le scatole con Edge, che era quasi vicino alla vittoria, ma Jey Uso si tromette, Edge lo stende con la spear e la superstar che termina ha cercato di colpire Roman Reigns con la testa su un'altra, ma comunque si è rialzato, spear alla superstar vita dei minori, ma non vince con la spear, ma vince con una sediata in faccia, a terra. Avete visto, avete capito.
Non aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo tanto con una semplice spira. Ma così, infortuni Edge al collo, eh. Poi non so se Edge dopo WrestleMania continuerà a combattere. Vediamo che succederà nella prossima puntata di SmackDown. Roman Reigns porta a casa questa vittoria schienando Edge. E rimane campione universale. Rimane campione universale. Quindi, doppia gioia per Roman Reigns perché ha vinto Jey Uso. Perché Jey Uso ha vinto il... la Battle Royale in memoria di Andre the Giant. Quindi doppia gioia per la famiglia samoana. Doppia gioia per la famiglia samoana. E gioia anche per Polima. Gioia anche per Polima. E questa edizione, questa edizione, il fatto che Roman Reigns e Polima e Bobby Lashley siano campioni mondiali, Roman Reigns campione universale, Bobby Lashley campione WWE, campione WWE, che non perdono i titoli, mi ricorda un pochino come hanno fatto AJ Styles e Brock Lesnar a WrestleMania 34. Che lì la edizione è proprio di merda. Quella, la 34 di merda. Di merda, proprio di merda. Però questa edizione qua è 174 miliardi volte meglio di WrestleMania 34. Infatti questa WrestleMania qua è fantastica rispetto a quella merda. Fantastica rispetto a quella merda. Di 34, manco match buono, forse uno solo, ma niente, che qui invece tutti buoni, una delle migliori WrestleMania che io abbia mai visto, dopo WrestleMania 30, WrestleMania 31 e WrestleMania 20, WrestleMania anche la 22, la 21, la WrestleMania 21 anche, ci sono state anche bellissime edizioni, questa qua 8 e mezzo se la merita, e lo merita. Bene ragazzi, il video quando è durato? Ah, 37 minuti, porca matosca. Il video può finire qua. Come avete trovato questo pay per view? Ora smetto di registrare perché altrimenti ci mette 70 anni per caricarsi. Scrivetelo ovviamente nei commenti e dite, dite il vostro voto e i vostri punti di vista. Ciao ragazzi e ci vediamo domani con la puntata di Raw dopo post WrestleMania.